benvenuti a questo nuovo video. Allora, uno dei motivi per i quali io non filmo mai durante la settimana, oggi è un bellissimo mercoledì soleggiato, pieno di sole, infatti sono nella parte della stanza in cui non c'è il sole, altrimenti non mi vedete più come al solito. E il motivo per il quale io non filmo non è il sole, il motivo per il quale non filmo durante la settimana è perché questo è il mio aspetto durante la settimana, perché diciamoci la verità, chi ha voglia di svegliarsi al mattino e rendersi presentabile per andare a chiudersi in un ufficio 8 ore? Nessuno. Sì, perfetto, soprattutto col caldo. In inverno ancora posso dirti che cioè mi viene la voglia, in estate avevo zero. Bene, perfetto, allora, senza prenderci in chiacchiere, benvenuti a questo nuovo video. Oggi siamo qua per fare un'altra, come si dice, un altro episodio della nostra rubrica, se si può ancora chiamare così, visto che ho fatto solo un video per quanto riguarda questa rubrica, che è l'anti-haul zero waste, ovvero le cose che la gente compra che non dovrebbe comprare. Solo che oggi è un episodio un po' particolare perché oggi parleremo di influencer, influencer nel senso che non è che la gente compra le influencer, ma parleremo del rapporto che le influencer hanno con l'ambiente, si può dire così? Non proprio, però forse capirete, man mano che andate avanti con questo video capirete un po' il mio punto di vista e del perché questo video contro le influencer venga inserita in questa rubrica chiamata Anti-Haul Zero Waste, cose inutili. Bene, perfetto, iniziamo subito. Primissima cosa, voglio solo dire, fare una premessa. Io non ho niente contro l'influencer, e stiamo parlando della categoria beauty guru e quelle boiate là, però siccome loro si definiscono influencer a prescindere, io non ho niente contro questa categoria di persone che c'è su YouTube e Instagram, perché principalmente sono queste le due piattaforme sulle quali loro lavorano di più. Io per prima seguivo le influencer fino a poco fa. Io quando ho iniziato il mio percorso Zero Waste ho capito che io nella mia vita voglio vedere solo persone positive che mi trasmettono ispirazione con i loro video, con i loro post su Instagram, con le loro stories, con qualsiasi cosa. Quindi a me piace adesso seguire persone che mi danno gioia, nel senso che mi piace vedere i loro post, mi piace ciò che scrivono, mi piacciono ciò che mi propongono, che mi sponsorizzano, mettiamola così, se si tratta appunto di persone famose. Quindi bene, partiamo subito perché così magari capirete di più il discorso che voglio fare, lo spero, perché neanche io so che discorso voglio fare. Allora, primissima cosa, parliamo del qual è effettivamente il mio problema con le beauty guru, con le influencer, chiamatele come volete. Il mio problema principale è appunto che queste persone che hanno basato le loro piattaforme, Instagram, YouTube, quel che è, principalmente sul trucco, sulla moda, su vestiti, su cose, prodotti, prodottini, bla bla bla, cici cocò, principalmente portano al consumismo. Diciamoci la verità, avete mai visto un video di qualche beauty guru, influencer, che non parli di qualcosa, che non dica dovete assolutamente averlo meraviglioso? Io non ho mai visto un video dove la gente dica ho comprato questo prodotto, mi piace, lo sto usando, perché tanto loro parleranno di quel prodotto una volta, poi riceveranno altri 3.000 prodotti a casa e poi diranno per tutti i prodotti che ricevono, soprattutto per i prodotti che ricevono gratis, perché trasparenza zero, diranno sempre che avete bisogno di questo prodotto, avete bisogno, non tipo è semplicemente bello, è un bel prodotto, un prodotto vale, no, avete bisogno, dovete comprarlo. Siccome su questo canale stiamo trattando il Zero Waste, oltre al Canada, ma ho notato che vi piacciono più i video Zero Waste che il Canada, non frega più un cazzo il Canada a nessuno, ma va bene così, non mi sto lamentando. E allora sì, mi dà fastidio perché appunto questi influencer pensano di essere dei scesi in terra solo perché ti sponsorizzano un prodotto che gli è stato inviato gratuitamente. Tanti influencer che io seguivo a un certo punto sono diventate molto sbruffone, sono diventate molto maleducate con i propri fan, perché spesso magari sponsorizzano dei prodotti che non sono proprio le cose migliori del mondo, sponsorizzano cose tipo fake, cioè sappiamo questi casi, sicuramente ne avete visto almeno uno nella vostra vita, di sponsorizzare prodotti fake, sponsorizzare prodotti che non sono mai arrivati a casa, insomma ci siamo capiti. Però anche sponsorizzare prodotti inutili, anche quello non va bene.
Nel senso, io capisco che le influencer vivono, praticamente campano di sponsorizzazioni, campano di fare views, campano di tutte queste cose. Quindi, giustamente, una volta che hai una certa notorietà, ti arrivano i prodotti gratis a casa. Spesso molte influencer sono sulla PR list di tante aziende, quindi ricevono a casa i prodotti gratis, che sia per semplicemente gratis perché vogliono che faccia pubblicità, sia per magari essere pagate per sponsorizzare quel prodotto. C'è chi è molto trasparente sulla sponsorizzazione, nel senso dicono subito: questa è una sponsorizzazione, mi va di provare questi prodotti, li ho provati e mi piacciono. Però c'è chi nasconde le sponsorizzazioni, quindi magari ti dicono: questi prodotti sono magnifici, poi intanto hanno il 15% di sconto per voi, quindi dicono: sì, c'ho un codice sconto per voi, perfetto, magnifico, ciò vi porta a comprare quel prodotto. Io vi dico, io non sono mai stata troppo influenzata da questa gente, nel senso che se un prodotto lo volevo comprare, lo avrei comprato, se non lo volevo comprare, solo perché tu mi stai facendo un video dicendomi che questo ti farà ringiovanire di 25 anni, non te lo prendo lo stesso perché se non mi interessa, non mi interessa. Purtroppo però non tutti sono così. Molte di queste influencer hanno comunque un pubblico abbastanza giovane. Mi ricordo, seguivo un'influencer che era un pochino infantile nei suoi video, era abbastanza infantile nei modi di fare, nei modi di dire, nei modi di fare video proprio. Quindi anche dai commenti si vedeva che la sua audience era principalmente gente di 13-14 anni o anche meno, che non c'è niente di male, semplicemente quando tu a quell'età sei molto vulnerabile. Quindi se tu guardi la tua YouTuber preferita che dice: dovete assolutamente avere questo lucido labbra magnifico, vi farà delle labbra pazzesche, potrete baciare il ragazzo che le piace, tu da brava bambina ingenua di 13 anni vuoi quel prodotto, quindi magari dici: mamma, papà, comprami quel prodotto, anche se effettivamente a 12-13 anni non ti serve niente, perché c'hai 12-13 anni, però siccome io degli anni 90, io nata negli anni 90, sono cresciuta un po' diversamente da quelli che sono nati adesso, capisco anche che adesso la gente si trucchi veramente, mentre io a 12 anni ero una patata. Però questi sono altri discorsi. Seguendo appunto questa cosa, il punto di questo video e della cosa di che le voglio parlare sono le influencer che ultimamente si permettono di sparare cazzate su questioni ambientali. E va bene. Allora, prima di tutto, se tu sei un influencer e hai basato appunto tutta la tua carriera su trucchi, su comprare su Wish, su comprare fast fashion, su fare haul di vestiti, su fare haul di trucchi e poi fare i mega declutter dove butti metà casa fuori, è inutile che mi fai un video zero waste solo perché il zero waste adesso va di moda. Questa cosa mi urta non poco e non l'ho visto solo su influencer, l'ho visto su parecchie, su YouTube Italia. Ok? No, come vi ho già detto, non chiedetemi i nomi, non chiedetemi assolutamente i nomi di gente perché non vi dirò niente, però mi ha dato parecchio fastidio perché un giorno mi fai video su una questione zero waste del tipo: dobbiamo stare attenti, magari fai pure stories del tipo: ragazzi, rifiutate la cannuccia, mi raccomando, come se le cannucce fossero l'unico problema della vita, vabbè. E poi fai una sponsorizzazione con un brand fast fashion perché: ah, ho tirato fuori la collezione Stranger Things, yeah, che bello! Prima di tutto, Stranger Things, bellissimo, stupendo, però mi rifiuto, potete anche darmele gratis che le rifiuto, le collezioni di Stranger Things perché siete un brand fast fashion che le avete tirate fuori solo perché appunto Stranger Things è uscito adesso, quindi tutti saranno in fissa tutto quanto e quindi tutti ti compreranno la maglietta di Stranger Things perché insomma ci serve la maglietta di Stranger Things, piuttosto guarda, me la compro su Etsy da una ragazza che fa le magliette per conto suo con magari materiali migliori e che lo fa anche in maniera molto più etica rispetto a Pull&Bear o H&M o tutte quelle cose là. Quindi già il fatto che tu mi sponsorizzi un brand fast fashion significa che onestamente dalla mente non te ne frega niente. E qua arriviamo al punto. A me non serve che a voi freghi dell'ambiente. Quindi il mio punto è, se avete principalmente basato i vostri canali su haul, su prodotti, su sponsorizzazioni di prodotti, su cose bla bla bla, non inoltratevi in questi argomenti che adesso capisco che sono all'ordine del giorno, quindi volete sembrare che ve ne freghi qualcosa quando in realtà non ne frega niente, perché se mi sponsorizzi un brand fast fashion stai partecipando assolutamente all'inquinamento del pianeta solo per il fatto che stai sponsorizzando, quindi c'è magari pure il codice sconto, quindi se la gente compra col tuo codice sconto ti vengono fuori pure soldi, quindi principalmente stai partecipando a un inquinamento pure maggiore di se fossi solo te a comprarti queste magliette.
ok? Questo per essere cattiva, mettiamola così. Quindi a me non me ne frega niente che una persona che ha parlato 10 anni di trucchi adesso se ne esca fuori con: oh mio Dio, il pianeta sta morendo, ragazzi, bla bla bla. No, non me frega niente, cioè nel senso, parlate di quello, non inoltratevi in altre cose. Quindi cosa è successo? Adesso vi farò anche degli esempi, giusto per farvi capire. Per esempio, una volta è successo che io c'è un youtuber che io seguo con grande piacere che fa review di prodotti, quindi fa sempre review di prodotti. Ogni tanto anche a me piace essere un po', come si dice, come che dice Matteo Fumagalli, anche a me piace ogni tanto guardare video frivoli, ecco. Quindi c'era questo youtuber stava semplicemente facendo una recensione di questo prodotto che aveva il packaging in carta. E su primo impatto lui aveva detto: beh, non mi piace molto questo packaging, è un po' così, sembra un po' poraccio, ecco, vabbè, queste non erano proprio le sue parole, però insomma. E qualcuno nei commenti ha scritto: ah, guarda che per una questione ambientale effettivamente il fatto che questo packaging sia in carta è molto buono, perché alla fine si ricicla meglio, non è plastica, non si spreca niente. E questo youtuber giustamente ha capito il punto di vista di questa ragazza e ha detto: beh, effettivamente non ci avevo pensato questa cosa, mi fa piacere, eccetera, eccetera. Non è stato assolutamente maleducato. Semplicemente ha detto: non ci avevo pensato, va bene così, ma è normale, cioè se non ti interessi a certe cose è normale che magari non ci pensi, come io non mi interesso di calcio, non mi metterei mai a commentare un video sul calcio se non me ne intendo un cacchio, ok? Questo per farvi, cioè, per farvi un esempio stupido. Insomma, c'era questa youtuber che, cioè c'è tuttora, che io seguivo con grande piacere, tipo anche fino a poco tempo fa, quando appunto mi sono decisa di fare proprio pulizie estreme su Instagram soprattutto. Che una volta ha sponsorizzato una cosa che serviva per tipo fermare i sacchettini in sottovuoto. Era una specie di macchinetta, scusate, cioè sentirete il suo rumore a cannuccia, per fermare i sacchettini in sottovuoto per conservare il cibo, ok? Quindi praticamente era quella macchina, non so se ce l'avete presente, che appiattisce i sacchettini e te li fa puntare in sottovuoto e fine, ok? Vabbè, per fare, cioè, parole povere. E quindi giustamente sponsorizzava questa cosa mia meravigliosa, magnifica, tagli la frutta, la metti in frigo, il giorno dopo spacchetti tutto, ti fai il frullato, adoro. Nei commenti non sono stata l'unica, non sono stata assolutamente l'unica e mi fa molto piacere che le persone che seguono questo tipo di influencer si rendano anche conto pure loro. Molti hanno detto: guarda che questo è un po' uno spreco, nel senso ci sono altri modi per conservare il cibo. Quindi le hanno detto: guarda che c'è tanto spreco di pasta. Io per primo ho detto: ma molto, cioè tutte le persone che hanno commentato hanno avuto un tono più che gentile, più che educato. Io sono sempre educata nel fare anche le minime critiche, sarò sempre educata perché non è che mi credo meglio di te, semplicemente ti sto dando un consiglio. Ho detto: guarda che io ti seguo con grande piacere, ma onestamente pubblicizzare una cosa che porta semplicemente allo spreco di plastica, magari anche no, perché siamo un po' pieni di plastica e ci sono anche altri modi per conservare il cibo. E niente, da qua lei è stata molto, 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 molto scorbutica, molto maleducata, dicendo: sì, ma la plastica si ricicla. E vabbè, io qua voglio fare una parentesi, perché se mi seguite da tanto lo sapete benissimo che io parlo sempre di plastica dicendo che no, non si ricicla la plastica! C'è una pochissima percentuale di plastica che si ricicla, solo perché una cosa si ricicla non significa che vada bene, ok? Quindi io ho lasciato stare perché onestamente già una persona che mi parte dicendo: sì, ma la plastica si ricicla, ma sì, ma quindi vabbè, allora dai, compriamo tutti la plastica, facciamola riciclare, quindi sì, va bene così, uccidiamo il pianeta più di quel che è già ucciso. Quindi ho lasciato stare, ho semplicemente fatto unfollow, perché se una persona a me non piace più e risponde in questa maniera e non si informa sulle cose almeno prima di parlare, io unfollow. È successo anche con un'altra influencer che in questo caso me l'ha inviato per WhatsApp una mia amica dicendomi: ah, guarda questa qua che dice che la plastica bianca si ricicla meglio della plastica normale. Già là, tipo facepalm, tipo una cosa che mi ha fatto salire tipo l'emicrania suprema. Quindi io anche là ho detto: mamma mia, solo che non la seguivo quella persona, per fortuna, perché se l'avessi seguita, cioè avrei fatto un follow subito proprio. Poi questa stessa influencer della quale parlavo prima, qualche giorno fa, ha fatto un video su YouTube dove parlava dei campioncini, non dei campioncini, delle piccole taglie dei prodotti, no? E solo nel primo minuto di video aveva detto: io non me ne intendo di questioni ambientali, però una mini size non può essere
più, non può creare più sprechi rispetto a una full size, perché insomma, prima di tutto stai affermando di non essere un'esperta del campo, quindi stai zitta principalmente. Seconda cosa, una mini size significa una piccola parte di prodotto. Quella piccola parte di prodotto la userai cosa? Una settimana, due? Mentre la full size, che sarà sicuramente una cosa come 3-4 volte maggiore di quella là, la userai almeno per 3-4 mesi. Questo per dare dei numeri proprio così. Quindi se tu quella mini size la compri 4 volte, stai sprecando comunque più risorse, più packaging e fai più spreco rispetto a comprare la scatolina full size, ok? Quindi è semplice matematica, è veramente semplice matematica, non serve essere un esperto per capire che effettivamente mangiare una caramella gigante e mangiarne 10, effettivamente c'è più spreco di packaging e c'è più spreco di risorse. Quindi questa cazzata mi ha fatto girare altamente i coglioni, va bene? Perché tu sei una persona che sei seguita da boh, che cacchio ne so, 300.000 followers, spari questa cazzata enorme e dici, le mini size sono bellissime, mi servono assolutamente per il viaggio, non vi servono le mini size per il viaggio, non vi servono. Prima di tutto le mini size non hanno un costo minore, perché se andate anche a caso sul sito di Sephora e cliccate su un prodotto dove c'è la mini size, anche un mascara, faccio l'esempio del mio mascara preferito, la mini size è una cosa tipo 4 volte meno rispetto al mascara normale e mi costa la metà di quello che mi costerebbe effettivamente il mascara grande, ok? Perché aveva sparato anche alla cazzata sui mascara dicendo sì, ma i make mascara sono ingombranti, non me li porto mica in viaggio. Ma ingombranti cosa? Ingombranti cosa? Questa è la misura di un cacchio di mascara e non mi sembra ingombrante, onestamente è più piccolo del mio telefono, va bene? Ok, perfetto, quindi non spariamo cazzate, per favore, che adesso mi incazzo altamente. Quindi, per favore, se avete basato la vostra vita, la vostra carriera, avete intenzione di parlare ancora di trucchi, di make-up, di haul, di sprechi, di cose, fatelo senza toccare argomenti come questi. Se non ve ne intendete per prima cosa, non toccate l'argomento. Se qualcuno sotto i video vi farà capire che avete detto una cazzata, allora capitelo che avete detto una cazzata, perché sicuramente sotto quel video sicuramente qualcuno avrà commentato hai detto una cazzata, ok? Quindi io mi sono rifiutata di commentare perché no, mi sono proprio rifiutata, perché io mi è venuto mal di testa dopo un minuto, dopo quella, cioè una cazzata dopo l'altra. Ha anche detto sì, farò un video con un'esperta ambientale, quindi se tu, io questo video lo guarderò. E se sul tuo canale tu porterai un video in cui un esperto ambientale ti dice che una mini size è meno spreco rispetto a una full size, allora forse non ci siamo capiti e questa persona forse deve ritornare un po' sui suoi libri. Tutto ciò per dire che a me non frega niente assolutamente delle persone che fanno sponsorizzazioni a caso, che sponsorizzano merda, che sponsorizzano sempre prodotti, che sponsorizzano il consumismo, che ti dicono che assolutamente devi avere 50.000 vestitini per quest'estate, altrimenti il tuo Instagram non sarà bello. Non me ne frega niente, perché io queste persone non le seguo, e se seguo alcune persone che fanno delle sponsorizzazioni ogni tanto, me la faccio andare bene proprio perché quella persona mi piace di più e capisco che anche certe sponsorizzazioni le sceglie molto meglio rispetto a sponsorizzo una cosa che ti fa sprecare un botto di plastica solo per conservare il cibo quando ci sono altri milioni di tipi di contenitori per conservare il cibo nel freezer. Molto bene. Quindi, per non fare durare questo video troppo lungo, voglio solo dirvi state attenti a chi seguite, state attenti al greenwashing delle influencer, perché molte sarebbero capaci anche di dire questo brand è molto ecosostenibile, è sicura dell'ambiente, eccetera, eccetera. Perché mi è capitato con una influencer québécois, quindi del Quebec di qua, lei aveva sponsorizzato un prodotto che si chiamava addirittura una cosa tipo Madre Terra, una cosa simile, non mi ricordo, era uno shampoo, ok? Che diceva questo brand si cura dell'ambiente, si cura delle cose, bellissimo, stupendo. Quindi aveva fatto questa sponsorizzazione pazzesca. Io ovviamente prima di tutto, e poi diceva
Se volete semplicemente ordinare dei campioncini potete farlo gratuitamente. Allora, prima di tutto io dei campioncini non credo di aver mai parlato, ma i campioncini sono il male, i campioncini non servono, i campioncini sono uno spreco, pure peggio delle mini size, ok? Pure peggio, perché quelli sono proprio campioncini che tu apri, usi una volta, butti via. È la stessa cosa, cioè è proprio un usa e getta, quindi i campioncini sono il male di vivere. Non prendete mai i campioncini, non prendeteli, vi scongiuro. Quindi, prima di tutto, stai parlando di un brand che dici di essere eco-friendly, sustainable, bla bla bla. Io sono andata sul sito, prima di tutto, tu dici ai tuoi followers di ordinare i campioncini gratuiti, perché giustamente quando una cosa è gratuita tutti sono felici. Quindi tu stai dicendo a una persona di ordinare queste cose gratuite, gna gna gna, ok, perfetto, che semplicemente significa mandare un botto di plastica alle persone a casa, per non parlare di magari le buste che usano, che magari non sono manco buste di carta, insomma, a questo lasciamo stare. Non c'era assolutamente niente di eco-friendly in questo brand, e credo addirittura che non fosse manco cruelty free, quindi capite che un prodotto che me lo vendete come ecosostenibile, se non è cruelty free, non è ecosostenibile, ok? Se non è cruelty free, se non... cioè, no! Cioè, proprio si taglia fuori la ecosostenibilità del prodotto. Se tu mettessi un prodotto su un animale, non è ecosostenibile, non chiamatelo ecosostenibile. Quindi non era cruelty free, era pieno di plastica e non c'aveva niente di ecosostenibile. Però ovviamente c'è gente che ci casca e dice che bello, ordiniamo campioncini gratis perché la mia idola mi ha dato la possibilità di ordinare dei prodotti che lei usa sempre. Perché gli influencer spacciano sempre questa cosa del questa cosa la uso sempre, magnifica, meravigliosa, adoro. Quando non è così, non è così, mettiamocela via. C'è un prodotto che è uscito da 2 giorni, le influencer te lo fanno dire, ti dicono tipo questo prodotto lo uso da settimane, onestamente, I love it. Cioè, abbiamo capito che le peer list ti mandano i prodotti molto prima rispetto alla data di uscita effettivamente del prodotto, però non prendiamoci per il culo che, dai, non è vero che hai provato 50 fondotinta in 2 giorni. Bene, perfetto. Poi un'altra cosa che avrei da dire anche sulle peer list, che anche quello sono uno spreco supremo, infatti ultimamente ho notato alcuni video di youtuber che hanno deciso di togliersi dalle peer list dicendo... ho iniziato a capire che sto creando troppa spazzatura, questi prodotti, ho tanti prodotti nella mia vita, onestamente me ne saranno altri, no, se proprio vorrò qualcosa me li comprerò da sola. E io onestamente ho apprezzato così tanto, ma così tanto questa cosa, che non immaginate nemmeno. Quindi alla fine, le peer list, il problema qual è? Il mio problema con le peer list, dovrei fare un video a parte, ma vabbè, questo è anche per concludere questo video un po' troppo lungo, che sarà stato un bla 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 di cose. Ti inviano, le peer list inviano, per esempio è uscita la linea di Rihanna, ok? Quindi la gente ha deciso di inviare il peer list alle influencer e quindi inviano tutte le tonalità del fondotinta, che erano una cosa come 50. Tu invii 50 fondotinta a una persona sola, che ne userà uno di fondotinta. Cosa se ne fa degli altri fondotinta? Perché dovete inviare 50 shade di fondotinta? Ho capito che magari non potete capire la shade di ogni influencer, però potreste anche pensare a, boh, magari inviare tipo delle shade che stanno più nella sua tonalità, quindi se c'è una persona tipo, che ne so, Basic Gaia, che è pallidissima, invii magari, boh, le prime 5 shade, mettiamola proprio così, e dovete inviare 50 shade a una persona. Anche perché io sono sempre curiosa di capire cosa fanno le influencer di questi prodotti, perché io tanti giveaway non ne vedo in giro, non vedo così tutti questi giveaway con tutti i prodotti che ricevono, perché alla fine sì, c'hanno quel prodotto che ricevono, che magari amano addirittura, oh madonna, che magari usano tanto, usano eppure, però ci sono tante altre che non li apriranno neanche perché, boh, stanno là. E poi fanno questi video mega di clutter, poi magari finiscono per buttare un sacco di cose, non capendo effettivamente quanta spazzatura stanno facendo uscire fuori dalla loro casa. Io con questo chiudo questo video. Perché io, se potessi, parlerei anche per altre 50 ore, solo che non posso fare un video di 70.000 ore, però, se siete arrivati fino a qua, grazie. Quindi tutto ciò per dire di stare veramente attenti a chi seguite, cioè io non ho niente contro nessuno, potete seguire chi volete, semplicemente state attenti soprattutto al greenwashing. Il greenwashing non vale solo per gli influencer, valgono anche per tanti brand, basta pensare a H&M che ha fatto una collezione... ecco sostenibile, una cosa simile, tipo vabbè, che non c'è niente di ecosostenibile, ma dettagli. Quindi state attenti al greenwashing, soprattutto state attenti a quelli che
credono di sapere tutto della sostenibilità, soprattutto quando non sanno niente, visto che hanno milioni di prodotti. La mia fotocamera si è surriscaldata, quindi chiudo il video qua. Grazie per aver visto questo, per aver guardato questo video, spero che vi sia piaciuto. Prometto che non farò tanti video polemici, ma purtroppo su questo argomento sono molto sensibile, nel senso mi dà fastidio la disinformazione delle persone. Non ho neanche parlato dell'episodio del broccolo, e per chi magari segue la faccenda Zero Waste magari lo sa, o per chi mi segue su Instagram lo sa, però lasciamola stare con la faccenda, che è meglio. Niente, noi ci vediamo in un prossimo video, ciao!